Siamo qui oggi in un altro bellissimo contesto, siamo all'Accademia Carrara di Bergamo, con la quale la nostra fondazione ha iniziato una collaborazione importante per la protezione di alcune opere specifiche. E siamo qui a parlare di sicurezza, dei beni culturali, o meglio dei vari aspetti della sicurezza dei beni culturali. Oggi le tecnologie possono aiutare moltissimo in questo senso, soprattutto nel campo della videosorveglianza, offrono delle soluzioni che integrano l'elemento umano. La Fondazione Credito Bergamasco è da anni impegnata in campagne di restauro di opere di capolavori del territorio. Per parte nostra avere partner assicurativi che ci danno ogni tipo di tranquillità è un must che ci gratifica. Quando un'opera va perduta lascia un vuoto che nessun risarcimento assicurativo potrà colmare e quindi ha un Benfield che ama l'arte, ha voluto creare le condizioni per un colloquio costruttivo e sinergico che possa essere utile a salvaguardare in futuro il nostro patrimonio artistico. Mi si chiede cosa fanno le assicurazioni per il mondo dell'arte. Direi che fanno principalmente due cose. Proteggono i proprietari o proteggono i musei da quelli che possono essere i rischi base, dalle rapine al furto, ma diamo anche, e questo è molto importante, diamo anche delle indicazioni su quello che possono essere le prevenzioni e diamo dei testi contrattuali molto molto chiari. Il nostro contributo, e se vogliamo il contributo di chi si occupa di sicurezza in Italia per l'arte, è quella di suggerire un approccio per il miglioramento della fruizione di questo patrimonio. Siamo in grado di progettare sistemi, soluzioni per massimizzare l'esposizione pubblica di questi beni, certamente quando poi non sono esposti di difenderli, di gestirli in sicurezza, con soluzioni che in ogni situazione vengono verificate, stimate assieme al cliente, al fine di ottenere al minor prezzo il massimo beneficio per l'ente che ci richiede di intervenire.